Ciao, eccomi qui per un altro video vlog, video recensione, in quanto ho voluto unire sia i miei regali di compleanno che la video recensione di un film che ho visto. Il fatto che la video recensione è collegata ai miei regali di compleanno, ovvero mi sono decisa, dopo che ho visto il film The Dirt, di comprarmi la biografia. Che è stato tratto il film The Dirt dei Motley Crue, o Confessione della band più oltraggiosa del rock, edito su Tsunami Editori, e ho preso anche Vince Neil, Tattoos e Tequila. Avrei voluto recuperare anche le biografie di Nikki Sixx e Tomiland. Però ho visto che quello di Nikki Sixx in italiano non si trova, al momento non si trova, e quello in inglese, non essendo molto afferrata con la lingua, ho deciso di evitare. Quella di Tomiland, quella è la biografia di Tommy Lee, anche quella in italiano non l'ho trovata, c'è solo in inglese. Allora, per adesso ho solo quelle due, quei due libri lì. E devo ancora iniziare a leggere. Sto finendo la lista di libri che ho preso un po' di tempo fa. Mi ci sto curando, ovvero sto continuando a leggere quei libri, però ci sto impiegando un po' più di tempo, in quanto mi si sono rimasti due o tre libri un po' indigesti. Volevo farvi la recensione che mi ha portato a prendere quei due libri, i regali di compleanno, in quanto The Dirt è il film tratto dalla biografia The Dirt, la band più oltraggiosa del mondo, i Motley Crue, in quanto ne ho sentito parlare su una pagina dedicata ai Guns N' Roses. E hanno detto che era molto bello, ero curioso di andarlo a vedere e lo sono andato a vedere. Lo so che i film in streaming non è molto corretto e legale di farlo, però non avendo Netflix e non sapendo di preciso quanto abbonandomi a Netflix mi inciderebbe sui giga e sull'utilizzo dei dati di internet sul telefono. Se voglio o meno abbonarmi a Netflix, non so se mi darò mai una risposta, in quanto è una cosa che al momento mi interessa, se non mi interessa, in quanto durante la settimana non sono appassionata di vedere film, programmi televisivi on demand sui canali a pagamento. Già faccio, tra virgolette, fatica a vederli su quelli normali, figuriamoci su quelli sui canali a pagamento. Lo sono andato a vedere, l'ho visto per ben due volte e mi è molto piaciuto. Premesso che quando suonavano i Motley Crue negli anni 90, tra gli anni 80 e 90, io ero se no una bambina, e generalmente in quel periodo, negli anni 90 e passa, avevo sì e no 6 anni e il rock non è che mi intendesse più di tanto. In quel periodo iniziavo più o meno ad avvicinarmi agli 883, Jovanotti, c'erano Laura Pausini, cose del genere, e intorno agli anni 91-92 uscirono anche Texas. Quindi teoricamente le rock band non è che fossero propriamente mi affascinassero più di tanto, però col fatto che in casa mia più di là dei Queen non vanno le nuove rock band, ciao, come i Guns N' Roses, i Motley Crue, non credo che fossero neanche nell'antecamera del cervello dei miei genitori. Come film è molto piaciuto, in quanto in certi punti del film fa vedere che i vari protagonisti, mi viene in mente la scena dove sono in una casa nella Sunset Boulevard, nel Sunset vicino al Whiskey Go Go, dove vediamo Mickey Mouse dire:
qui non è mai successo che Doc McKean, il futuro manager della band, venisse in questa topaia. Mi è molto piaciuto il fatto che abbiano descritto in maniera quasi precisa la loro carriera dagli esordi fino a che non si sono sciolti nel 2015, se mi pare. L'unica cosa che mi dispiace è il fatto che non potrò mai vedere un loro concerto. Mi sarebbe piaciuto, come mi è piaciuto vedere quello dei Guns N' Roses, quello di Motley Crue, mi sarebbe piaciuto, tra virgolette, vederlo, in quanto non avendoli mai visti e mai sentiti, a parte che dopo il film che Desiderte li ho iniziato a ascoltare, non li conosco, non conosco tutte le loro canzoni a menadito, come molti fanno, però vedendo il film, avendolo visto 2 volte, mi è molto piaciuto, mi è molto piaciuto e mi piacerebbe, tra virgolette, recuperare anche i CD se sono andata a vedere su Amazon e in giro, e su Amazon ho visto prezzi allucinanti e spero di trovare, se non su Amazon, da altre parti, i loro CD a prezzi, tra virgolette, un po' più contenuti. Perché non è che sono paperoni dei paperoni, però mi piacerebbe in qualche modo ascoltare i loro brani. Come film mi è molto piaciuto, in quanto c'erano alcune scene esileranti, però altre anche che ti toccavano il cuore, in quanto ti colpivano e ti commuovevano parecchio, come la scena dove vediamo il frontman dei Motley Crue, ovvero Vince Neil, affrontare la morte di sua figlia più piccolina, Skyler, e del fatto che facessero pesante, fatto vedere come ognuno di loro affrontasse, tra virgolette, il loro abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Ve lo consiglio di vedere il film. Avrei voluto recuperare anche gli altri 2 libri di Nikki Sixx, solo che in italiano non l'ho potuto trovare, e affrontare una biografia col mio livello di inglese, ho detto è una cosa insormontabile. Ci ho provato con un libro di Neil Gaiman, nonostante che fosse un inglese facile, l'ho trovato un po' un complesso e ho fatto fatica a capire alcuni punti, e affrontare una biografia di Nikki Sixx in inglese per me alquanto al momento impensabile, a meno che mi ci metta a studiare per bene l'inglese, se no non riesco a affrontare. Con questo è tutto, ve lo consiglio di vedere. Se avete Netflix, provate a vederlo, in quanto mi farà capire che nonostante che siano persone famose, abbiano guadagnato miliardi con la loro musica, sono persone umane e in qualche modo hanno avuto il loro bagaglio di dispiaceri, però hanno fatto anche delle stupidaggini. Ma cosa è saputo che il genere umano generalmente le stupidaggini sono bravissime a farli. Ve lo consiglio di vederlo, in quanto uno, non tanto perché siete fan o se non lo siete, è sempre bello sapere, tra virgolette, vedere attraverso i loro occhi come hanno gestito, tra virgolette, la loro fama, ma anche perché, se non li avete mai conosciuti, ve ne innamorerete. Con questo è tutto, alla prossima, ciao!